Ciao amici, eccoci con il nostro nuovo video. Questa volta dipingiamo insieme dal punto 0 fino alla conclusione un figurino in scala 1,72. Ho scelto questo bel kit della CP Model. Il link per acquistarlo lo trovate sotto nei commenti. Partiamo con il pulire il figurino in metallo, come avete visto, con carta vetrata. Ora passiamo a dare quello che per me è fondamentale, ovvero la base, il primer, chiamiamolo così. Ho lavorato in questo caso con un colore acqua della Revel nero. Ecco qui, ho ricoperto interamente l'intero figurino. Il pennello è un pennellino piuttosto piccolo, 100. Poi è ora di fare la mimetica. In questo caso ho scelto di fare una mimetica SS. Questa è la solita palette che utilizzo. Vediamo come faccio realmente. Vado a posizionare il colore sulla carta forno inumidita, poi, dopo aver posato la carta forno inumidita, vado a diluire il colore e passo direttamente sul figurino. Ho cominciato dai pantaloni, ecco qui la base, ho utilizzato un dark brown. Questi sono i pantaloni in 72 mm che vado a fare. Mi sono aiutato con il cellulare, ovviamente, per cercare di capire il più possibile i particolari, ingrandendo. Ho lavorato poi con il nero mischiato con un verde Flat Euro 1 Dark Green per fare le macchie più scure. Ecco qui. Con molta attenzione, con molta pazienza soprattutto, ho realizzato le prime macchie più scure. Bene, inizia a delinearsi. Poi, con questo Flat Sand, ho realizzato le macchie chiare, che non sono altro che dei piccoli puntini. Di fatto ho puntinato i pantaloni del figurino. Ecco qui. Infine, con un verde oliva, ho ovviamente cercato di scegliere un colore che potesse essere simile a quello della fotografia, e ho scelto un verde oliva, e con questo verde ho realizzato le macchie più chiare di verde. Ecco qua, vedete poi la grandezza, quanto unghia. Ora passiamo alla mimetica superiore. Ho utilizzato e ho scelto questa mimetica SS, una mimetica reversibile. Sempre mi sono aiutato con il cellulare per vedere i particolari. Ho lavorato con il solito marrone e un cuoio che ho mischiato sulla mia palette. Ho completamente ricoperto tutta la parte superiore del figurino. Poi mi sono dedicato anche l'elmetto. Poi mi sono dedicato agli occhialoni del figurino dipinti con del bianco e a quella cartina che il figurino tiene in mano. Cartina o comunque un libro di appunti, diciamo. Ecco qua. Mi sono dedicato a dipingere quella. E poi sono passato con il verde di prima Flat Euro 1 Dark Green e nero, come abbiamo fatto nel passaggio precedente, a realizzare le macchie mimetiche. Ecco qui, steso sulla palette, mischiato il verde con il nero. Ecco qui, vedete come si procede in questo modo. E anche in questo caso ho realizzato, con molta attenzione e molta pazienza, le macchie più scure. Anche in questo caso dovete mettere veramente tanto, tanto, tanto tempo e tanta pazienza per realizzare questa mimetica. Già difficile in 1,35, figuriamoci in una scala così piccola come la scala 1,72. Ecco qua. Ho cercato ovviamente di essere il più fedele possibile alle fotografie delle divise che si possono semplicemente vedere online. Ecco qui, anche ovviamente sull'elmetto, come dicevamo. Dopo, con il verde medio oliva, ho realizzato le macchie, in questo caso più chiare. Ecco qui.
Si tratta di vera e propria puntinatura, come potete vedere. Si tratta di brevi passaggi e brevissimi colpetti di colore. Ecco qua. Mentre vedete le immagini, cosa da dirvi? Che questi figurini sono veramente molto interessanti, anche perché hanno delle pose piuttosto particolari. E sicuramente è un piacere farli, nonostante le piccole dimensioni. E anche dai piccoli particolari, come in questo caso che sto facendo, hanno una cura, anche nei piccoli particolari hanno una cura molto interessante. In questo caso mi sono dedicato, ovviamente, come avete visto, alla realizzazione delle varie figure. Ora, con il light brown, ho realizzato le mani e il volto, o meglio, le basi per le mani e il volto del figurino. Qui anche ho dovuto mettere molta pazienza e molta tranquillità in questa fase, parlando effettivamente di una superficie da riempire di pochissimi millimetri. Ecco qua, ho cercato di mantenere il colore più diluito possibile e dar più passate, come sto facendo in questo passo del video. Poi, con un rosso flat rust, ho realizzato le ombre. Ho cercato di realizzare le ombre per quanto possibile, con il fatto che il figurino ha ovviamente nel mito e non è troppo visibile. E con il flat skin tone ho realizzato le luci. In questo caso ho mischiato anche sia il flat skin tone con il flat rust per realizzare quelle sfumature sul volto che purtroppo nel video non riesco a farvi vedere, in quanto si tratta di un figurino veramente piccolo. Però ecco, ho cercato di attenuare le sfumature in questo modo, con lo skin tone e con il flat rust. Ecco qua. Procedete in questo modo sul volto, cercando di fare il meglio possibile, quindi di dar colpi di luce lì dove serve e di riempire gli spazi più scuri con le ombre. Ecco qua, non so quanto si riesca effettivamente a vedere. Continuate poi con i piccoli particolari e possiamo dire che il figurino è finito. Io vi ringrazio come al solito per la visione. Buon modellismo a tutti, e se non l'avete fatto, iscrivetevi e seguitemi al prossimo video. Buona serata, ciao!